Salve ragazzi, rieccoci. Allora, dopo aver commentato di Dnipro-Napoli, che vabbè, una partita in cui vabbè, lasciamo perdere, dai. Napoli ha... hanno fatto gli sbuffoni tutto il tempo, poi la fine si sono presa con l'arbitro, complotto, hanno perso stasera, vabbè, lasciamo perdere. Ragazzi, Fiorentina-Siviglia, io avevo detto un po' di giorni fa, prima ovviamente della partita, che avrebbe rivinto il Siviglia secondo me 3-0, invece ha vinto 2-0. E diciamo che la Fiorentina aveva fatto un'azione pericolosa con Mati Fernandes, che aveva fatto un grande tiro, Marico, il portiere del Siviglia, aveva fatto un miracolo. Poi ha fatto un gol Bacca, sempre su disattenzione della Fiorentina, e poi ha segnato Carrizo. Non so se dice Carrico o Carrizo. Su un passaggio, cioè il giocatore del Siviglia è andato dentro, fa dei passaggi in mezzo e ha segnato Carrizo. Hanno fatto un bel gol e la Fiorentina dopo ci ha provato in tutti i modi, cioè diciamo che siamo andati il 3-0. Non so se era Carrizo, non mi ricordo, però se ne sono mangiati il 3-0. Poi la Fiorentina con Salah, sia nel primo tempo con un bel tiro che nel secondo tempo, hanno provato a fare i gol e avevano guadagnato anche un calcio di rigore, ma Ilicic ce l'ha calciato fuori. Quindi, ragazzi, questa è stata proprio una serata no per la Fiorentina. Inevitabile, ragazzi, Siviglia è più forte. Io l'avevo detto che secondo me Siviglia è più forte della Fiorentina. Magari guardate, la Fiorentina meritava la finale più del Napoli, però il Siviglia è più forte. Non c'è niente da fare. Io l'ho detto, se il Napoli fosse andato in finale, secondo me avrebbe vinto il Siviglia lo stesso, perché Siviglia è la squadra più forte. Bene, ragazzi, io ho concluso e ascoltateci, ci rivediamo a questo punto sabato verso le 5 e un quarto, 5:20, con i prepari dell'Inter-Juve. Lo so, ragazzi, che probabilmente l'Inter vincerà, perché i ragazzi hanno avuto un giorno di riposo oggi, cioè oggi non si sono allenati, ricominceranno ad allenarsi domani e avranno solo un giorno per preparare la partita. Però, non si sa mai. Se pareggiamo va bene, se vinciamo benissimo, se perdiamo ragazzi alla fine ragazzi ci può stare, cioè non è che possiamo vincerle tutte, poi il campionato è vinto, quindi darebbe gusto battere gli interisti, se no mi darebbe gusto battere gli interisti. Vabbè. Ragazzi, allora quindi ci rivediamo sabato con i prepartita di Inter-Juve. E speriamo bene, dai. Ciao ragazzi e forza Juve.